è anche una storia di coraggio, la storia di 5 dipendenti che con la prospettiva di vedere chiudere l'azienda dove avevano sempre lavorato, con capitali propri hanno deciso di ritirarla, acquistandola e portando avanti una storia che adesso è arrivata a 60 anni. Ci raccontate in quel 2019 cosa è successo e perché avete deciso di portare avanti questa azienda? Praticamente la ditta in cui abbiamo sempre lavorato, con passione e quant'altro, chiudeva perché appunto il titolare era arrivato a un certo momento e non poteva più continuare per limiti di età e quant'altro. Ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto perché non fare noi quello che abbiamo sempre fatto con le nostre idee, con le nostre possibilità, con le nostre capacità, portare avanti la ditta che è nata appunto 60 anni fa e via. E da questo è partito tutto, insomma. Avete ritirato in un momento per il mercato non felicissimo, tra l'aumento del costo delle materie prime, la guerra, 2 anni di pandemia, vi siete trovati in un momento un po' particolare della storia. Oggi come vanno gli affari? Vanno bene. Seguono un po' troppo l'andamento sia della pandemia e in questo periodo della guerra, perché comunque noi abbiamo rilevato queste onde. Ci sono dei momenti che sembra che vada tutto bene, poi accade qualcuno imprevisto e si ferma tutto per una settimana, 2 settimane. Non riusciamo mai a programmare un lavoro continuo che ci dia la sicurezza per un mese intero. Va un po' per settimana. Fortunatamente noi abbiamo sempre avuto parecchio lavoro, non siamo mai stati fermi. I costi maggiorati incidono parecchio nel vostro settore? Allora sì, noi abbiamo cercato di assorbire più che potevamo questi aumenti e infatti non si trovano dei rincari eccessivi tra un'insegna che veniva realizzata nel 2019 ad adesso, nonostante ogni 3 mesi ci sia l'aumento di la materia prima. Cerchiamo di assorbire questi aumenti senza farli ricadere, anche perché i destinatari finali di fatto sono quelli, ad esempio, che hanno avuto maggior difficoltà rispetto a noi. Se pensiamo ai bar, ai ristoranti, ai negozi che sono stati chiusi per tanto tempo, il fatto che loro si vogliano rilanciare cambiando la loro immagine, cioè cerchiamo anche noi di aiutarli senza fargli pagare troppo. Vediamo qualche realizzazione alle vostre spalle. Il neone lo portate nel nome ed è sicuramente l'elemento che vi caratterizza. Una vera e propria arte. Ci spiegate come nasce un'insegna al neon di quelle che vediamo? Un'insegna al neon nasce da un progetto iniziale che può essere un nostro o del cliente o di un architetto che ci segue o segue il cliente. Da lì viene sviluppato poi il disegno, una realizzazione su carta a misura reale, e abbiamo il nostro artista Franco che con la fiamma e con tutta la sua maestria riesce a piegare e a creare poi l'insegna finale, insomma. Un settore sicuramente di nicchia, un settore dove è richiesta molta manualità e una vena artistica pronunciata. Secondo voi c'è spazio per le nuove generazioni per portare avanti questa tradizione o è un po' troppo difficile da tramandare? Beh, sarebbe bello che poter continuare una tradizione così, forse perché noi ci siamo nati qui e lo facciamo proprio con passione, e vedere questa cosa prolungata nel tempo sarebbe veramente interessante. Sinceramente non lo so, è un po' un lavoro molto complicato quello che fa Franco, e ci vuole anche proprio una maestria particolare davvero e tanta passione, perché ne ha passate di ore a fare pieghe, pieghettine senza un risultato. Poi pian piano ha fatto quello che è riuscito a fare, veramente delle opere d'arte. A quasi 3 anni dal giorno in cui avete rilevato l'azienda, siete arrivati dove pensavate di essere, state realizzando il vostro progetto, come vi immaginavate la Neon Umberto attuale? Sì, noi siamo soddisfatti di come, da quello che è il nostro rapporto, perché all'inizio qualcuno ci diceva siete in 5 soci, siete tanti, riuscire a far coincidere. Pur avendo sempre lavorato insieme, perché ognuno di noi è arrivato alla Neon Umberto ed è rimasto come primo lavoro e ha continuato a lavorare. E fra di noi andiamo d'accordo, abbiamo un modo di rapportarci, di confrontarci, però andiamo
d'accordo, nonostante qualcuno ci dicesse siete cinque, siete tanti, però siamo dispari, quindi va benissimo. Vedete ulteriori sbocchi la vostra attività, visto che è molto dinamica, ci sono tante realizzazioni che fate oltre al neon, vedete nuovi sbocchi e vi immaginate di approdare da qualche parte o un futuro di qualche tipo diverso da quello che state facendo ora? Ma come ogni azienda bisogna sempre stare al passo con i tempi, con la nuova tecnologia e con le cose che avanzano. E sicuramente ci sarà sempre qualcosa di nuovo, qualcosa adesso anche il Flex Neon, che è un'imitazione diciamo del neon, però anche questo sta prendendo piede e anche questo iniziamo a prendere come soluzione possibile, insomma, perciò mai dire mai, nel senso non bisogna mica fermarsi su quello che si sa fare, bisogna sempre cercare di apprendere, imparare e fare, insomma.